Checco Zalone, per dire uno che fa i più grandi successi degli ultimi anni, non abbia mai fatto un corso in vita sua, però è uno su 20 milioni, naturalmente. Io Però penso che il corso, le cose, sia molto importante per fare l'attore, sia fondamentale, a tutto tondo. Fare il teatro, fare il cinema, fare le parti comiche, fare le parti brillanti, le parti drammatiche, eccetera, eccetera. Poi, chiaramente, per avere invece, come dire, il guizzo, e quelle sono doti naturali che nessuna scuola ti può insegnare. sì, ma infatti esiste il cosiddetto attore naturale, che sono attori magari che non hanno fatto una scuola di teatro o di recitazione. Però io, insomma, anche parlando con qualcuno di questi, non voglio fare nomi, però mi dicevano che vengono chiamati, l'attore che non ha fatto uno studio, vengono chiamati a fare quasi sempre la stessa parte, diciamo così, cioè quella che è più congeniale alla loro personalità anche fuori dal set. Certo, un Checco Zalone può fare quei film dove fa Checco Zalone, non potrà contare un ruolo, non dico drammatico. Anche perché poi il mestiere dell'attore, come peraltro quello del regista, non si misura dal livello di popolarità, chiaro, così, o ma si misura a un livello di bravura. Cioè, può essere un attore bravissimo che fa delle bellissime parti, a volte più piccole, a volte più grandi, ma che poi magari non diventerà mai un protagonista assoluto, ma non c'è niente di male, così come ci saranno registi che faranno dei film più piccoli, forse magari più belli di quelli più costosi. Io la prendo proprio l'ho sempre presa come un mestiere, come fare l'idraulico, come fare un altro mestiere. Ora, a parte la pandemia, fortunatamente si è ritornati dopo un periodo nero, si cominciano a fare tanti lavori con queste nuove piattaforme, queste nuove televisioni, quindi il lavoro c'è. Mentre c'è stato un momento in cui il lavoro non c'era, invece già con la pandemia c'è più lavoro di prima. Quindi quando finirà, tutte queste piattaforme hanno bisogno di materiali, hanno bisogno di film, di telefilm, di serie, e quindi ci vorranno gli attori, ci vorranno i registi, ci vorranno i tecnici, tutte figure professionali che serviranno molto più di qualche anno fa.